Ho avuto la fortuna di fare l'anno scorso un'esperienza discografica con un artista con lentiggini, Biondiccio Rossiccio, che è un gran bono. Torino è grande Umberto! Umberto! È un artista che, con il quale ho lavorato per tanto tempo negli anni passati, si chiama Umberto Tozzi, ed ha un grande repertorio. Ci siamo divertiti un po' a scambiarcelo, a invertirci un po' i ruoli, a fare un album composto da svariate canzoni dei tempi passati, però la differenza è che quelle sue le ho cantate io e quelle mie le ha cantate lui. E poi ci siamo divertiti anche a portarlo in tour questo progetto. L'abbiamo fatto portandolo in giro per 10 date italiane in teatro e tra l'altro molti di voi che praticamente vedo in prima fila li ho anche visti in questo tour teatrale. Al di là di questo ci siamo anche divertiti a scrivere tre cose nuove. Una di queste è dedicata al coraggio di tutti i ragazzi che partono ogni giorno per missioni di pace, per il loro spirito di sacrificio. Abbiamo deciso di cercare di sensibilizzare un po' la gente, che questo gesto di ogni volontario è un gesto importante per la vita, e sacrificare la propria vita per regalarla a chi ha bisogno, a chi vive magari in paesi in crisi politica e sociale. Quello che sia un grande gesto. Ci siamo divertiti a ricordarli questi ragazzi, a salutarli, soprattutto perché il loro coraggio poi alla fine lascia a casa tantissimi affetti, tantissimi amori, ma soprattutto tanta voglia di tornare. Stasera ovviamente Umberto Tozzi non c'è, che è a cena, ma c'è Alessandro Sabato.